Io sono Andrea Bifulco, coordino Startup Grind Milano, che è la più grande community cugina appunto di Startup Grind Veneto, e ad oggi è la più grande community di startup imprenditori in Italia con 5.000 membri, e ci divertiamo tantissimo a fare almeno un evento al mese su temi di entrepreneurship, venture capital e digital. L'ultimo evento che abbiamo fatto è stato il Growth Hacking Party con 200 e passa persone, e abbiamo deciso che forse era il caso di costruire un tour nelle altre città per riuscire a portare il tema del growth hacking in giro. Nella vita normale, fuori dall'attività di, appunto, di organizzatore di Startup Grind, sono un consulente e fino a poco tempo fa anche imprenditore. Siamo pronti? Vai! Semplice, velocissima, io prendo il cronometro. Prendi veramente il tempo? Io prendo il cronometro. Adesso te lo dico. Come in tutti gli Startup Grind, io inizio sempre con questa domanda, no? Chiedendo di fare un pitch di se stesso allo speaker, che normalmente è la cosa che viene fatta a tutte le startup in giro per tutti i vari, quando si trovano in un ascensore con un venture capitalist, o semplicemente gli viene chiesta durante un pitch day. 60 secondi. Sono tantissimo. Beh, tanto vi riempite di tutto, okay. No, ti faccio parlare ancora. Quindi Raffaele Gaiti in 60 Vai. Secondi. Ok, buonasera a tutti, e per me è un piacere essere qui questa sera. Io sono Raffaele Gaito, mi occupo di growth hacking, però questo ci arriveremo tra un pochino. Sono salernitano, classe 84, background tecnico, vengo dal mondo dell'informatica, ho una laurea in informatica, però in realtà ho sempre fatto l'imprenditore nella vita. Ho fatto la mia prima azienda a 20 anni, ero un ragazzino, mi sono pagato praticamente le tasse universitarie, e da allora non ho mai smesso. Ho fatto azienda fino ad oggi, sono ancora imprenditore anche oggi, sempre nel mondo del digitale, ma in diversi contesti, in diversi settori. Nel frattempo poi ho iniziato a fare anche su queste tematiche consulenza e formazione, quindi affianco startup, PMI e anche professionisti sul mondo del digitale, sia che si tratta di marketing che si tratti di business. E poi da qualche anno mi occupo di questa tematica relativamente nuova, nata negli Stati Uniti qualche anno fa, il growth hacking, che sto cercando di portare in Italia appunto con questo tour. 4 secondi? E sono stato precisissimo. Ciao mamma, no? Ciao mamma. È stato bravissimo. Io gli farei un applauso perché è riuscito. Solo perché sono. Faccio una domanda al pubblico e poi vediamo di fare la domanda allo speaker. Quanti sanno che cos'è il growth hacking? Oh cavolo, dai, mi aspettavo peggio. Vabbè, andiamo via, no? Più di metà della sala. Oh. Prendiamo un volontario che ci racconta che cos'è il growth hacking. Lui ha alzato la mano. Facciamolo dire a lui. Sgamato. In piedi, nome? Addirittura. Gregorio. Gregorio, cosa fai nella vita? Il growth hacker. Sì, esatto, educatore e formatore. Grande. Cioè, il growth hacking, se ho capito correttamente leggendo il libro, è una metodologia per praticamente per un sistema per diciamo, promuovere la comunicazione digitale in base a delle sperimentazioni utilizzando un metodo scientifico sulla reiterazione di alcuni strumenti valutando la possibile crescita della... Io andrei perché... Abbraccialo per dire che hai risolto tutto. Bravo, bravissimo. Allora, Raffaele, già il biglietto gratuito, perché quelli che vengono qua col libro se lo fanno autografare, accedono gratuitamente o gli viene retrocesso? Perfetto. 30 secondi, che cos'è il growth hacking? Detto da una delle prime persone che ha iniziato a parlare di growth hacking in Italia. Allora, la versione semplice è questa qua. È una metodologia, se vogliamo, che unisce praticamente elementi che vengono dal mondo del marketing, elementi che vengono dal mondo del product development, quindi lo sviluppo prodotto, e elementi che vengono dal mondo dell'analisi dei dati. Quindi non separa più prodotto e marketing, ma prodotto e marketing sono la stessa cosa, viaggiano di pari passo, e l'unico modo per fare questo processo di pari passo è fare esclusivamente affidamento sui dati, facendo test continui, come ci diceva prima l'amico da tutti. Bravissimo. Raffaele, io mi sposto. Raffaele ha 10 slide. Sì. Ho una presentazione velocissima. E poi torniamo a farti altre domande sul libro. Perfetto. Vi rubo veramente 10 minuti, la presentazione è velocissima, giusto per introdurre il libro di recente pubblicazione circa un mesetto fa proprio su questa tematica del growth hacking. Il libro si chiama Growth Hacker, Mindset e strumenti per far crescere il tuo business, e io ho puntato tantissimo per far sì che all'interno del titolo di questo libro ci fosse sia la parola mindset che la parola strumenti. Perché ho spinto parecchio su questa cosa? Perché secondo me sono due lati di una stessa medaglia ed è impossibile avere uno senza avere l'altro, no? È un po' come l'eterna lotta tra teoria e pratica.
gli studiosi vi diranno che è meglio la teoria, gli smanettoni vi diranno che è meglio la pratica, ma in realtà c'è bisogno di un costante equilibrio tra le due cose per lavorare veramente bene in tutti i campi. Il libro è strutturato in cinque capitoli. Questo è un excursus veramente velocissimo di cosa c'è all'interno come contenuti. Il primo capitolo è l'unico, un pochino più, se vogliamo, di storytelling, passatemi il termine, all'interno del quale racconto come nasce questa metodologia. È un qualcosa che ormai è nata circa 10 anni fa negli Stati Uniti, proprio lì nella Silicon Valley, la culla delle start-up, e quindi racconto perché siamo arrivati ad aver bisogno di qualcosa di nuovo, perché non bastava più il marketing tradizionale come eravamo abituati a farlo fino all'altro ieri, perché ad un certo punto siamo stati, tra virgolette, quasi costretti ad inventarci qualcosa di nuovo ed è nato questo growth hacking, questa nuova disciplina. Il secondo invece è il profilo di un growth hacker. Perché ho dedicato un intero capitolo a questa figura? È inevitabilmente uno dei lavori più richiesti sul mercato del lavoro attuale. Qualche giorno fa parlavo con un amico che ha una startup in Silicon Valley, San Francisco, mi diceva: Raffaele, da queste parti ormai assumono solo due figure, vogliono tutti quanti growth hacker e data analyst, e li pagano almeno $200,000 l'anno. Sono talmente rare come figure che vengono chiamate gli unicorni. Quando racconto questa cosa ai ragazzi nelle università, nelle scuole, sentono queste cose, ovviamente la prima domanda che mi fanno è: allora come faccio a diventare growth hacker? Cioè, se è una cosa sulla quale posso investire perché è molto ricercata nel mondo del lavoro, come faccio a diventarlo? E ho dedicato un capitolo intero a questo, quindi alle competenze, cosa c'è bisogno di sapere oggi per fare questo lavoro. Il capitolo numero 3 invece è l'altro lato della medaglia, no? Quindi la teoria e la pratica, ma poi cosa fa praticamente questa figura nella quotidianità? Abbiamo parlato di sperimentazione, abbiamo parlato di dati, ma concretamente cosa significa fare affidamento sui dati e sperimentare? Questo è il capitolo numero 3. Il capitolo numero 4 racconta esattamente questo processo, quindi il concetto di non conoscere assolutamente nulla, fare un passettino indietro, non dare mai nulla per scontato, non prendere decisioni basandosi sull'istinto, sull'esperienza, sull'intuito, ma solo facendo degli esperimenti. Qualsiasi cosa va testata nel business e ci si può fidare solo ed esclusivamente dei dati. E infine l'ultimo capitolo, il quinto, è dedicato all'acquisizione utenti. Perché ho dedicato un capitolo intero all'acquisizione utenti? Perché mi sono reso conto in questi anni dove ho fatto formazione e consulenza su questo tema che alla fine il problema principale delle aziende, piccole o grandi che siano, digitali o tradizionali, è sempre il primo passettino. Non è tanto quello di diventare il nuovo Facebook, il nuovo Google, ma è: oggi io inizio col mio prodotto, vado sul mercato con il mio prodotto e con il mio servizio, come trovi i primi 10 clienti, i primi 100 clienti? E quindi il quinto capitolo parla di questo: come si può usare questa metodologia per il problema specifico dell'acquisizione utenti. All'interno di questo libro ci sono anche 5 interventi esterni e quindi mi sembrava giusto dare anche un po' di spazio agli amici e ai colleghi che mi hanno dedicato un po' del loro tempo per fare un piccolo contributo nel libro. Il primo è una bellissima prefazione di Raffaele Mauro. Raffaele è probabilmente una delle persone più esperte in Italia per quanto riguarda il mondo delle start-up, con una lunga carriera negli Stati Uniti. E lui spiega come questa cosa che è nata nella Silicon Valley può però applicarsi perfettamente anche alle aziende italiane, non solo alle start-up e non solo a chi lavora all'interno del digitale. Poi c'è un intervento di Emanuela Zacconi sulle metriche. Quando parliamo di metriche, di dati, di analytics, sicuramente Emanuela è uno dei punti di riferimento in Italia per queste tematiche. Poi c'è un bellissimo intervento di Giuliano Ambrosio, uno probabilmente dei blogger più famosi d'Italia per quanto riguarda il mondo del digitale, e lui parla dell'importanza della strategia e quindi perché qualsiasi progetto ha bisogno di una strategia per funzionare e cosa significa impostare una strategia. Poi c'è Luca Barboni, un altro grande amico, che ha parlato delle competenze. Luca è una delle prime persone come me ad aver parlato di questo argomento in Italia e quindi ha dedicato un intero intervento a quali sono le competenze che oggi deve avere un growth hacker per fare questo lavoro. E infine un intervento dedicato al fallimento, e voi potreste chiedere: e che c'entra fare un intervento sul fallimento in un libro che parla di marketing? E invece è importantissimo, perché un approccio di questo tipo, che fa un passo indietro e dice: io non so assolutamente nulla, qualsiasi cosa la devo sperimentare prima di prendere una decisione, deve inevitabilmente abbracciare il fallimento come parte integrante e costante del processo, e quindi fallimento non più come un qualcosa di negativo, no? Come il marchio a cui siamo quasi abituati qui in Italia, quello del fallimento, ma il fallimento inteso come: ho sbagliato, significa che ora ho più informazioni per fare meglio domani, e questa cosa deve far parte proprio del mindset di chi fa questo lavoro. Il libro è strapieno di casi studio, perché penso che quando si tratta di una materia così nuova, il modo migliore per raccontarla è spiegare chi già la sta utilizzando come la sta utilizzando, quindi ne troverete 12. Ci sono 20 libri citati all'interno del libro, perché ovviamente esiste tantissimo nella letteratura americana e mi sembrava giusto poi dare la possibilità al lettore di andare ad approfondire l'argomento andando alle origini di questa metodologia.
ci sono 45 tool. Chi mi legge, chi mi segue online sa che io sono fissatissimo per i tool, ne consiglio tantissimo, ne utilizzo tantissimo, quindi non potevo non sparpagliare anche diversi strumenti all'interno del libro che troverete consigliati qua e là, a destra e a manca nelle varie pagine. 45 risorse extra, significa interviste, infografiche, analisi, post, tantissimo materiale per chi vuole poi approfondire ulteriormente questo argomento. Il libro ha richiesto circa 7 mesi di scrittura, quindi ho lavorato da gennaio del 2017 fino a luglio del 2017, addirittura negli ultimi 2 mesi ho fermato qualsiasi altra cosa, non ho fatto nemmeno più consulenze e formazioni, mi sono dedicato esclusivamente alla scrittura, con 2 mesi di revisione, dove in pratica ho passato l'estate, agosto e settembre in spiaggia con la brutta copia a correggere gli ultimi errori. Ci sono stati necessari 1080 caffè durante la stesura di questo libro, che non sono pochi. E dopo aver pubblicato il libro, dopo aver finito, ho smesso di bere caffè, questa è una piccola chicca che racconto live, avevo decisamente esagerato in quel periodo, quindi oggi non bevo più caffè, per tirare fuori un contenuto che è 204 pagine. Cosa significa? Significa che non è un mattone di quelli all'americana, no? Come siamo abituati, quei libri che ripetono le stesse cose 200 volte perché ti devono vendere il libro da 500, da 800 pagine. Un libro molto molto snello, che non va conservato in libreria, ma un libro da scrivania, dico sempre. Significa che va sottolineato, va spiegazzato, presi appunti, incollati post-it, è un manuale, deve essere utilizzato tutti i giorni nella quotidianità. E poi, siccome il libro ormai è in vendita da circa un mesetto, posso anche raccontare adesso nelle presentazioni che ha 5 stelle su Amazon. Infatti le ultime slide le ho prese dalle recensioni che ci sono su Amazon, quindi concludo non dicendovi cosa penso io del libro, ma cosa pensano le persone che già hanno letto il libro e hanno scritto qualcosa. Qualcuno ha detto meglio di Sean Ellis. Per chi non lo conoscesse, Sean Ellis è la persona che 10 anni fa ha inventato questo metodo negli Stati Uniti d'America, e questa recensione dice più o meno: ho letto sia il libro di Sean Ellis che il libro di Raffaele e mi è piaciuto più il libro di Raffaele. Non è una persona che ho pagato, non è un amico, lo giuro, però mi piaceva questa cosa, l'ho messa all'interno delle slide. Qualcun altro ha scritto: il giusto mix di teoria e pratica, che è proprio il concetto che a me che io volevo trasmettere ai lettori. Qualcun altro ha detto: è un must del digital italiano, è in un momento storico nel quale chiunque ormai può pubblicare un libro, e siamo strapieni di libri che veramente hanno un valore proprio effimero e sono privi di contenuti, mi faceva piacere che questa cosa fosse poi risaltata all'interno delle recensioni. Queste sono delle più belle, non tanto per il geniale, ma per la parte da rileggere. Perché da rileggere? Perché, come dicevo prima, questo è un libro che va consumato, magari fa una prima lettura veloce, ma poi dopo va aperto tante volte a dire com'era quella cosa, quel tool che ha citato Raffaele, oppure com'era quel caso studio che ha raccontato, come questa cosa posso utilizzarla, e così via. E l'ultimo, addirittura qualcuno ha detto, una sveglia per chi fa marketing, e mi fa piacere, in un momento nel quale ormai abbiamo quasi una concezione negativa del marketing, mi fa piacere anche che sia emersa questo aspetto. Poi la cosa bella è che di questo libro esiste un sito, quindi indipendentemente se l'avete letto, se non l'avete letto, se volete comprarlo, se non volete comprarlo, potete andare su growthhacker.link, dove non solo trovate un'anteprima gratuita che potete leggere, completamente gratuita, delle prime pagine del libro, ma poi all'interno ci sono raccolti tutti i link che vengono citati nelle pagine, quindi tutti i tool, tutti i casi studio, tutti i libri, qualsiasi cosa è linkata lì sopra, quindi è un elenco di risorse incredibile con un valore già inestimabile il sito di per sé. Come diceva Andrea prima, ormai stiamo facendo parecchie tappe in Italia e stiamo raccontando questo mondo del growth hacking ormai dall'inizio di dicembre, quindi è un mese pieno che stiamo girando. Siamo partiti con 200 persone a Milano, il giorno dopo abbiamo bissato con 120 e stiamo facendo un botto di eventi. Qualche giorno fa eravamo a Torino con altre 100 persone e così via. Oggi Venezia, domani Napoli, poi a marzo avremo Roma, Cagliari, e più vedevamo le sale piene di persone e più c'era interesse verso questa tematica. Ma non tanto interesse perché c'era la sala piena, ma perché quelle persone facevano tantissime domande, volevano saperne di più su questa cosa, capire come potevano utilizzarlo all'interno del loro business, della loro azienda. Ci siamo detti che forse era arrivato il momento per organizzare un evento completamente verticale su questa cosa. Quindi cosa abbiamo deciso di fare qualche settimana fa? Abbiamo deciso di lanciare ufficialmente anche il primo evento italiano di formazione completamente dedicato al mondo del growth hacking. Si chiama Growth Hacking Day, ci sarà a maggio di quest'anno, e solo per le persone che partecipano al tour, quindi che sono in queste tappe che stiamo facendo in giro per l'Italia, da gennaio fino a marzo, stiamo facendo questa super offerta con il biglietto in prevendita a 49 euro invece di 2,99. Sarà una giornata completamente dedicata al mondo del growth hacking. Se andate su growthhackingday.it potete già trovare qualche informazione. A breve inizieremo a mettere gli speaker, ci saranno workshop, ci saranno ospiti internazionali.
e chi è interessato a questa tematica è il posto dove essere per avere informazioni e per poi, come dire, sviscerare i dettagli di questa nuova metodologia. Io con questo ho finito e sono stato perfettamente nei tempi, giusto? Bravissimo, quindi bravissimo. Facciamo un applauso. La domanda che arrivava lì nella curva B era semplicemente la domanda: ma un giorno si è svegliato e ha deciso di copiare un libro dall'inglese e tradurlo in italiano e scriverci la pelle. Che è quello che succede spesso con i libri italiani. Che è successo? Non è un giorno hai deciso di voler. Sono anni che parli di quello tracking, un giorno hai deciso di voler scrivere un libro su quello tracking. Sì, ma al di là delle battute, rispondendo seriamente, in realtà avrei potuto pubblicare questo libro probabilmente già un paio d'anni fa, perché avevo avuto dei contatti con alcuni editori che erano interessati al tema. Ma da un lato uno non mi sentivo pronto e dall'altro lato due pensavo che ancora, come dire, poi il pubblico, l'Italia tra virgolette, non fosse ancora pronta per recepire questo argomento. Poi in realtà sono 4-5 anni che ne parlo in giro, che ne scrivo sul mio blog e così via, e man mano che vedevo aumentare l'interesse, ad un certo punto, quando poi a inizio 2017 mi ha contattato Franco Angeli e mi ha detto: visto che parli di sta cosa, ti andrebbe di scriverne un libro? Ho detto: ok, si può fare, questo è il momento giusto per farlo, però lo faccio a modo mio, perciò ci ho lavorato 7 mesi, no? C'è gente che pubblica un libro e lo scrive in 2 mesi solo perché se lo deve mettere a curriculum. Ho detto: però se lo voglio fare deve essere una cosa che veramente deve poi dare valore, no? Deve essere di un contenuto valido, perciò dicevo quasi un manuale per chi lo legge. E poi apparentemente, da quello che dicono su Amazon, il risultato è questo qui, e voglio dire, le piccole soddisfazioni che mi sta dando forse confermano la mia visione della cosa. Io devo confessare che prima di fare l'evento il 4 di dicembre di growth hacking non avevo assolutamente nessuna idea e ho dovuto leggere il libro, no? Poi l'ho fatto un po' velocemente perché dovevo effettivamente capirne qualcosa, sia lui che Luca davanti a me era un po' difficile, però la cosa che fondamentalmente mi è piaciuta è che leggevo un capitolo e volevo subito andare a vedere chi moriva alla fine dell'altro, no? Cioè, volevo per forza andare a leggere il capitolo successivo, scoprire chi era l'assassino alla fine del libro. Come mai hai costruito questo libro che alla fine è un manuale ma ti dà una storia che riesce effettivamente a entrare, a capire bene, come se fosse semplicemente un sequel, no? Un step by step, vai a costruire fondamentalmente la conoscenza di quello che è poi alla fine il growth hacking. Sì, e questo è un bel feedback, perché un sacco di persone che l'hanno letto mi hanno detto tipo: Raff, l'ho divorato in 3 ore, oppure l'ho letto in mezza giornata, quindi proprio la voglia di non staccarti dalla lettura. E penso che sia il fatto che sia strutturato proprio in maniera atipica rispetto a quelli che sono i libri che siamo abituati a leggere, soprattutto ai libri tecnici. E qualcuno l'ha detto: quasi sembra di leggere il tuo blog. Io sono anche un blogger, scrivo da una vita, qualcuno mi ha detto: sembra quasi di leggere il tuo blog, no? È quasi ipertestuale, quindi mentre leggi ci sono gli approfondimenti, poi ci sono i casi studio, poi fai un flashback, poi torni poi c'è una testimonianza esterna e così via, che da un lato rende la lettura un pochino più leggera, più accessibile, però dall'altro tiene anche il ritmo, come dire, sempre è molto asciutto, però molto pieno di contenuto, quindi in ogni pagina c'è qualcosa di valore, no? Non è mai così allungare il brodo per arrivare a 100, per arrivare a 200. Forse è questo che poi crea quell'effetto nel lettore, lo fa rimanere lì incollato, perché vedi: ah cavolo, ma qui in ogni pagina c'è una roba interessante, quindi voglio leggere un'altra, voglio leggere l'altra, e ti ritrovi che la finito. La cosa che secondo me invece è molto carina, proprio questo lo do da feedback da lettore, che io piace dire che questo non è un libro da libreria, ma è un libro da scrivania, perché alla fine dentro io ho messo un sacco di post-it, ho preso gli appunti, ho detto: questo link lo devo per forza aprire. È totalmente diverso, cioè, nel senso, io non avevo mai visto un libro, se non letteratura probabilmente americana, ma parlando di altra roba, dove c'erano così tanti contenuti inseriti. La scelta è nata dall'editore o è totalmente... No, lì è stata una cosa mia, io ho detto: guarda, se lo faccio lo faccio a modo mio, anche facendo una cosa che magari non ha mai fatto nessuno in Italia, o almeno non nelle cose che avevo letto io fino ad ora, però leggendo anche tanto dall'americano, alcune idee sono prese da lì, no? Perché poi lo sono sempre più avanti, quindi sono semplicemente proprio cose che avevo trovato in bei libri che mi erano piaciuti, e altre cose invece vengono forse proprio dal mondo del blogging, quindi ero abituato a scrivere in un certo modo, e mettendo queste due cose insieme poi è uscito questo formato così un po' più fresco, un po' più leggero, ma anche un pochino più poi pregno, no? di contenuti e di pezzettini utili che puoi andare ad utilizzare. E come sta andando?
Direi se c'è in sala qualcuno che ha comprato. Abbiamo uno sicuramente lì, no? Direi che sta andando abbastanza. C'è qualche timido. Direi che sta andando abbastanza bene. Hanno di ristampa dopo le prime 3 settimane. Best seller su Amazon di categoria diverse volte. Ieri lo è stato per la 3ª volta, quindi è andato best seller nella categoria di marketing. Mi rendevo conto che le persone aspettavano un contenuto di questo tipo e che c'era molto entusiasmo quando ne parlavo, ma poi la risposta è stata meravigliosa. Stamattina infatti ho pubblicato un post sul blog per ringraziare, per spiegare tutto quello che sta succedendo. Cioè, ho detto, cioè, siete fantastici, io mi aspettavo una bella, quasi il bagno di folla, un bel po' di calore, però poi i numeri sono decisamente sopra quelli che io pensavo fin dall'inizio. Qual è la cosa che secondo te, giusto per concludere, qual è la cosa che fa differire questo libro da tutti gli altri libri che sono stati scritti sul growthacking? Prova a dare rispetto a tutti quelli che sono stati scritti sul growthacking. Una caratteristica unica, un killer... Che è operativo, cioè operativo. Questo lo prendi e dici ok, sta cosa domani la faccio sul mio progetto. Quindi, poi vai all'altra pagina e dici ok, questa la posso applicare. Quindi se io aprissi questo libro da zero potrei diventare un growthacker. Quali sono le aspettative? Questo è esagerato, probabilmente dire così. No, non mi aspetto che tutti quanti lì fuori diventino degli esperti della materia, però mi aspetto che magari una parte dei lettori che legge queste cose si può portare a casa qualche contenuto utile da applicare poi nel proprio business, nel proprio progetto, nella propria startup. Quindi magari non ti serve il 100% di quello che leggi, ma puoi trovare, che ne so, un tool che ti risolve un problema, puoi trovare un framework che puoi applicare, puoi trovare una metodologia, puoi trovare un aneddoto e così via. Quindi sicuramente alcuni di questi pezzettini che li porti a casa e li inizi ad utilizzare poi dal giorno dopo. Questo sì, questo assolutamente. Andrea, dove è Andrea? È scappato Andrea. L'abbiamo perso. Normalmente avrei lasciato il palco a lui, però infatti, se l'abbiamo perso, continuo io. Allora faccio anche le veste di Startup Grind e come in ogni Startup Grind la domanda è da dove viene Raffaele, no? Da dove viene questo speaker? Viene dal mondo tech, poi si è spostato al mondo marketing, come mai? Come è successo che dal developing sei passato al... Allora, io nasco, come dicevo prima, nasco come programmatore, ho una laurea in informatica, ma in realtà scrivevo codice da quando ero ragazzino. A 15 anni ho scritto la mia prima di codice, a 17 anni ho aperto il mio primo blog, e ho fatto praticamente di tutto, quindi qualsiasi linguaggio di programmazione esistente, ho lavorato veramente in tantissimi contesti. Però poi dall'altro lato ero anche imprenditore. Cosa significa? Significa che mentre il programmatore, e lo dico da programmatore, si porta purtroppo il difetto di ragionare molto spesso con i paraocchi, e quindi è un tecnico, magari un bravissimo tecnico, però poi si perde il fatto che lì fuori poi c'è il mondo e che lì fuori poi la gente deve pagare effettivamente per il tuo servizio, per il tuo prodotto, per quello che è. Io invece, facendo anche l'imprenditore, quindi avendo anche questo rapporto, no, poi con il pubblico, mi rendevo conto che non bastava essere un bravo programmatore per essere un bravo imprenditore. Cioè potevo fare l'app più bella del mondo, non so, il sito più bello del mondo, più performante, con l'ultimo linguaggio, super ottimizzato, eccetera, ma poi andavi lì fuori e l'app non se la scaricava nessuno, nessuno comprava dal tuo e-commerce, nessuno veniva a visitare il tuo blog, cioè c'era il mondo reale fatto di clienti che facevano le loro scelte, e mi rendevo conto quindi che non bastava semplicemente l'aspetto tecnico per avere un prodotto di successo, e mi imbatto quindi inevitabilmente nel mondo del marketing, no? Mi rendevo conto che mi mancava un pezzettino, però anche lì i programmatori non si fidano di chi fa marketing, e per me era la stessa cosa, no? Era queste persone che parlavano con questi paroloni in inglese incomprensibili e non capisci mai se è fuffa, se è roba concreta e quindi di cosa stanno parlando. Fino a che un giorno, leggendo, diciamo studiando queste cose, che studiavo anche lì dal materiale fondamentalmente americano, mi imbatto invece nel concetto di growth hacking, che quindi era questa figura ibrida che aveva conoscenze tecniche, ma era una persona di marketing, doveva inevitabilmente fare business, si fidava solo dei dati. L'ho vista, ho detto, cavolo, cioè questa è la roba che faccio io. Non sapevo che ci avesse un nome, ma io sono esattamente questo insieme di figure che leggevo. E sta cosa è stata una sorta di epifania, direi quasi, perché poi una volta che la scopri non torni più indietro, cioè sarebbe veramente stupido, una volta che hai capito che cos'è il growth hacking, fare marketing tradizionale come si faceva 10 anni fa. Voglio dire, colossi del calibro di Coca-Cola
oggi fanno il growth hacking, utilizzano all'interno la metodologia del growth hacking. Nessuno, dopo aver visto un approccio di questo tipo, torna indietro e fa le campagne come se c'erano 10 anni fa, no? E per me è stata la stessa cosa. Quindi ho detto, ok, sta roba già la faccio, non sapevo che avesse un nome, me la sono messa a studiare per bene e prima l'ho utilizzato sui miei progetti. Poi ho detto, ma perché nessuno ne parla in Italia? Questa è una svolta. E quindi ho iniziato anche la fase di, se vogliamo, evangelizzazione, informazione, sensibilizzazione, come la vogliamo chiamare. E quindi ho iniziato a parlarne agli altri. Ci vuoi dare un esempio, dopo tutte queste parole, su che... cioè, cosa hai fatto? Hai preso un cliente, prendi un qualsiasi tuo cliente e raccontaci cosa è successo. Di come ho applicato una cosa di questo tipo? Certo, assolutamente. Anzi, no, meglio, vi faccio un esempio che ho fatto sul libro. Cioè, vi faccio un esempio di come ho fatto growth hacking su un libro che parla di growth hacking. Giusto per rendervi un'idea, no, di come questa metodologia può essere applicata a qualsiasi cosa, quindi non solo a prodotti digitali. Sarebbe abbastanza, come dire, strano, sospetto quasi direi, se poi una persona che fa questo lavoro non lo fa in primis su se stesso, sui suoi progetti. Quindi un aneddoto simpatico che vi racconto riguardo al libro è stato questo qua, che sarebbe la cosiddetta fase di validazione. Se qualcuno di voi si trova con un progetto che sta partendo in questo momento, potrebbe essere anche uno spunto molto molto interessante. Come ho validato l'idea di scrivere un libro, no? Quindi se valeva la pena scrivere un libro su questo argomento o meno. 2 anni fa, ad una delle più grosse conferenze italiane sul marketing, io ero uno speaker e il mio talk parlava di questo argomento, quindi avevo un talk che parlava di growth hacking. Salgo sul palco di fronte a circa 500-600 persone, faccio il mio bel talk che parla di growth hacking, la mia mezz'oretta, e poi nell'ultima slide scrivo, ragazzi, siccome in Italia non c'è ancora un libro di growth hacking, ho appena scritto un libro di growth hacking. 2 anni fa questo, non era vero, io non avevo scritto nessun libro di growth hacking, voglio che questa cosa sia chiara. Metto questa bella copertina, avevo fatto anche la copertina del libro, c'era anche un sito che si chiamava spaghettigrowthhacking.com, che esiste ancora, potete visitarlo se potete visitarlo, e dico all'audience, quindi dico a queste 500 persone che si occupano di marketing, dico, siccome il primo contenuto che avevamo su questo tema l'ho realizzato completamente gratis, ok? È un ebook, è un PDF che potete scaricare, andate su questo sito e lo scaricate. Cosa succedeva? Le persone andavano su questo sito, c'era tutto, se ci andate c'è ancora, quindi c'è l'indice, c'è la foto dell'autore, di cosa parla il libro, mi ero fatto fare anche la copertina da un grafico e così via. Tu cliccavi sul pulsante scarica questo libro e ti usciva un pop-up che diceva, ops, il libro non è ancora pronto, sto finendo di scriverlo proprio in questi giorni, se mi lasci la mail ti ricontatto appena ho finito di scriverlo. Sapete quante email ho raccolto facendo questo test? Ho raccolto 2000 email, che voglio dire, per me era il metro di giudizio per decidere se valeva la pena scrivere o meno un libro su quell'argomento. Immaginate se io avessi raccolto, non lo so, 3 email, 15 email, non lo so, 70 email, non mi sarei mai lanciato in un'avventura di dedicare 7 mesi alla scrittura di un libro, no? E poi arrivare sul mercato e venderne 3 copie, perché l'argomento non interessava a nessuno. Per me invece 2000 email erano un sintomo di interesse, no? Significa che la gente è interessata a questa roba. E allora lì, con questi dati alla mano, dopo aver fatto questa validazione, no? Quindi il libro era già venduto, quindi quando l'editore poi dopo si è sorpreso del successo che stava avendo il libro, io gli ho raccontato questa storia, ho detto, guardi, io lo sapevo da 2 anni che la gente stava aspettando un libro di questo tipo. Perché? Perché ho fatto processo di growth hacking sul libro di growth hacking. Perché la cosa peggiore che una persona possa fare è, appunto, scrivere un libro e poi arrivare sul mercato e iniziare a venderlo. Invece, perciò dicevo, marketing e prodotto viaggiano di pari passo, no? Io avevo già fin dall'inizio inserito la parte di marketing all'interno del prodotto, in questo caso. E quanti ce ne sono, no? di persone che poi pubblicano libri e ne vendono veramente 100 copie? O di startup che sviluppano prodotti per 2 anni, e mi capitano anche con clienti o potenziali clienti che vengono da me, sviluppano prodotti per 2 anni e poi arrivano, Raffaele, adesso ci dai una mano con il marketing? E io dico, raga, è troppo tardi, cioè il marketing non lo dovete fare adesso, era 2 anni fa che dovevate vedere se il mercato aveva bisogno di sta roba, era interessato a sta roba, voleva pagare questa roba, e quindi se c'era spazio. Per me quelle 2000 email in una roba così di nicchia, perché una roba super super di nicchia, era una validazione che ci fosse interesse sull'argomento. E quindi poi ho impegnato un anno della mia vita a scrivere il libro. Quindi forse questo è l'esempio perfetto. Quando ti contattano ti chiedono, ho bisogno di un growth hacker o ho bisogno di un modo di crescere? Cosa ti dicono quando ti provano a contattare come consulente? Questa è una bella domanda, perché no, non sempre, cioè non sempre, anche perché, come dire, è un termine molto molto tecnico, è un argomento molto molto di nicchia,
Quindi ci sta che magari trovi la persona, soprattutto magari che ne so, quello più giovane che già ha sentito qualcosa, oppure magari ha letto già il libro, ha letto qualcosa sul mio blog e arriva proprio lì chiedendo esplicitamente la cosa. Ma nella maggior parte dei casi invece no, ma a me manco interessa, cioè a me non è mai interessato portare avanti la causa del growth hacking, no? Qualcuno l'ha definito, questo è un modo semplicemente più, come dire, più intelligente, no? Più corretto di fare marketing, e a me va bene così. Quindi tu arrivi, hai un problema come imprenditore che stai affrontando, un problema di crescita, poi crescita va sempre contestualizzata, no? Può significare mille cose, vieni da me per questa problematica e lavoriamo insieme per trovare una soluzione. Poi il fatto che lo chiamo growth hacking o non lo chiamo growth hacking, no, lo chiamo in un altro modo, ma chi se ne frega, cioè quelli sono poi sono dei pipponi che ci facciamo tra addetti ai lavori quando dobbiamo utilizzare come dire, questa terminologia tecnica, questi paroloni. È una cosa che funziona, è un metodo che funziona, che va, e uno lo porta all'interno del proprio progetto, del proprio business. L'importante è ottenere i risultati, no? Non utilizzare un termine piuttosto che un altro, un nome piuttosto che un altro. Raffaele, io ti faccio l'ultima domanda e poi lasciamo al pubblico la possibilità di farne altre. Vai. Ma un consiglio che vuoi dare come growth hacker a chiunque abbia un progetto, imprenditoriale o meno, aziendale o meno, o che abbia una startup, che possa applicare da domani o da stasera? Uno solo è tosta. E allora, se devo scegliere uno solo, allora riprendendo l'esempio che facevo prima, è validate la vostra idea. Quindi, cioè, questa è veramente probabilmente una delle cose più sottovalutate in assoluto. E quindi il fatto di buttarsi a capofitto, no? Con la testa nel prodotto, con la testa nello sviluppo del proprio prodotto, senza sapere se lì fuori c'è interesse o meno verso quel prodotto, verso quel servizio, verso qualsiasi cosa state lavorando su in questo momento, in questa fase. Validatelo, perché altrimenti state buttando tempo, soldi, risorse, vi troverete a lavorare 2-3 anni su una roba e poi dopo porvi il problema: e adesso come li trovi i primi 10 clienti, come li trovi i primi 100 clienti, oppure ma perché la gente non paga, sta roba è figa. No, sta roba è figa finché era nella tua testa, finché era nelle quattro mura della tua azienda. Se non c'è il confronto con il mercato, no? Con chi poi lì fuori deve cacciare effettivamente i soldi, non lo sappiamo mai se un progetto può funzionare o meno. Quindi la cosa, probabilmente il consiglio numero uno che darei è: validate la vostra idea prima di buttarvi in qualsiasi avventura, perché è rischiosissimo altrimenti. Ti fermo io. Vi avevo anticipato una curiosità. Voi avete già conosciuto in questo pezzettino di serata Raffaele Gaito, ma non vi ho ancora detto che Andrea De Fulco sarà il prossimo docente, primo italiano della Singularity University. È una cosa che ci tenevo a dire, è una fortuna averlo, e forse nei prossimi incontri daremo più spazio anche a lui. Sì, no, vado a raccontare un po' come si fanno le startup. No, non è vero, loro lo sanno fare molto bene. Proviamo a vedere un po' di casi di fallimento e cosa evitare mentre si fa una startup. Quindi Andrea, grazie per l'assist, lui lo sa da un mesetto, non vedeva l'ora di poterlo dire davanti a tutti, non l'ho ancora detto a nessuno, quindi mi raccomando, siamo appena registrati in live su Facebook, va benissimo. La cosa che mi diverto a fare è prendere casi veri di persone che ci possono raccontare cose spettacolari di come hanno fatto delle cose meravigliose o dei fallimenti disastrosi, su cosa bisognerebbe evitare e cosa bisognerebbe fare. Quindi Raffaele è sicuramente una delle prime persone che porto come esempio, ma chiunque voglia contribuire possa scrivermi su LinkedIn, qualsiasi persona abbia un'idea, nessun problema, noi andiamo a raccontare. Quindi vado a farmi questo viaggetto in Silicon Valley settimana prossima e a raccontare a una quarantina di executives cosa dovrebbero fare nel momento in cui stanno avendo un prodotto che sta fallendo o semplicemente sta andando molto bene e cercare di farlo andare ancora meglio. Questa è più o meno l'idea, quindi grazie anche per l'invito. Giusto, perché oggi non è serata da fare domande ad Andrea, e quindi adesso possiamo aprire il dibattito invece con Raffaele. Sono ragazzi, vi faccio solo due precisazioni. Uno, non facciamo trasformare questa serata in una consulenza one to one. A Torino mi sono divertito tantissimo perché un signore si è alzato e ha iniziato a fare: io ho questo problema. L'abbiamo fatto abbassare subito perché non ha nessun senso. Raffaele è disponibile senza nessun problema, la sua mail è pubblica sul sito, se volete consulenze è disponibilissimo. Quindi prima cosa, seconda cosa, facciamo domande che sono capibili da tutti quanti e che siano rispondibili in poco tempo.
ad Ancona mi è arrivata una bellissima domanda dove ci fai tre esempi con KPI, con... Ci voleva due ore, era un altro evento, quindi andiamo diretti sulla domanda, alzate la mano, vi presentate e facciamo la domanda subito. Perfetto. Vai. Se posso faccio io un assist. Vai. Elder ha letto il libro, ha a fuoco questi due disclaimer e parte con la prima giù. Solamente spara. Per rompere il ghiaccio. Ok, spara. Allora, vediamo. Elder Monaco. Perché domande ce ne sono, se ne possono chi fare. Sei, chi sei? Dici chi sei? Presentati, io ti conosco, però presentati. Ok, salve, sono Elder, ho un piccolo blog che parla di startup, di salone, si chiama lolmarketing.it, così abbiamo impaccato tutto quanto. E dunque, la domanda che volevo porti è qual è la cosa più divertente che ti è successa durante una consulenza? Sono arrivato con l'idea che posso raccontare in pubblico, però cosa divertente che posso raccontare in pubblico? Stai attento, mi raccomando, sì, se sei pubblica, sì, poi sì, live. Sì, 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 sì. La cosa più divertente che mi è successa. Ah, ok. Te ne racconto uno divertente, ma che può essere anche poi utile, ok? Quindi che magari serve anche, ci portiamo a casa anche qualcosa di interessante. C'era il glutathione come approccio, ho detto prima, no, c'è tanto marketing ma c'è tanto prodotto, quindi in molti casi poi effettivamente devi lavorare sul prodotto, non è che devi fare semplicemente una campagna migliore per avere successo, ma magari devi modificare qualcosa che funziona all'interno del tuo prodotto. E questa cosa non è mai una cosa facile da dire agli imprenditori, perché è facile magari dirgli, che ne so, dobbiamo investire altri 1.000 euro per fare sta cosa, però è sempre difficile andare a dire, senti, sta roba non funziona, tocca fare delle modifiche serie a come l'hai pensato, perché magari ci ha lavorato per 2 anni, per 3 anni e così via. E quindi c'era questo cliente l'estate scorsa, che non farò nomi, resto generico, a cui era arrivato con questa conclusione. Gli avevo detto, senti, c'è sta cosa che non sta funzionando, si evince chiaramente dal sito che ci sono proprio dei problemi, gli utenti non capiscono cosa fa il tuo prodotto, cosa fa il tuo servizio, quindi possiamo spingere quanto vuoi, no? Là non è mai una questione di budget, non arriva il messaggio a queste persone, non capiscono cosa gli stai vendendo, come funziona il tuo prodotto. E quando arriva questa cosa, ovviamente l'imprenditore sempre fa il passo indietro, si spaventa e dice, ah, che ne sai, tu è un mese che lavori qua, io sono 2 anni che sto lavorando su questa cosa e così via. Quindi come faccio in questi casi per risolvere il problema? Quindi come ho fatto in quel caso? Esiste questa metodologia che si chiamano usability test, e quindi significa far testare ad altre persone un prodotto, ok? Far testare ad altri un prodotto, un servizio, quello che è, e poi farti dare dei feedback. In particolar modo esistono dei siti che si possono utilizzare, questa è una cosa che vi dico che potete utilizzarla anche voi, dei siti come Usability Hub o What Users Do, potete cercarli online. Che cosa permettono di fare? Voi potete letteralmente comprare delle persone in giro per il mondo e fargli testare il vostro prodotto, quindi il vostro sito, la vostra landing page, la vostra app, il blog, l'e-commerce, qualsiasi cosa state facendo. Cosa paghi in questo caso? Paghi delle persone che si mettono lì per una mezz'oretta e tu scegli anche proprio il tipo di persone che vuoi, quindi magari il tuo target, no? Dici, ok, voglio, non so, donna casalinga da 35 a 45 che parla inglese e vive in America, proprio così dettagliato. Gli fai fare il test del tuo prodotto e poi queste persone ti mandano un video, cioè un video dove loro si sono registrati e parlano ad alta voce mentre stanno provando il tuo prodotto. Quindi io ho detto, senti, allora facciamo una cosa, facciamo questo test, io compro 5 di queste registrazioni, di questi test, e li pago io, ok? A queste 5 persone in target, gli facciamo navigare il sito e poi ci guardiamo insieme i video, e i video sono con l'audio, quindi c'è proprio la persona che parla mentre sta usando il prodotto. E fu divertentissimo passare questa mezz'oretta, io e lui davanti al computer, dove c'erano queste persone che appunto testavano il prodotto e stavano lì sul sito, e dicevano, ok, sono sul sito, sto scrollando, sono da 10 minuti qua sopra, non capisco niente, ho aperto il menu però non riesco a fare questa cosa, e tutto il tempo per questi vari video da 5 minuti eccetera c'erano persone che si lamentavano perché il sito non si capiva, il messaggio non arrivava, i testi erano complicati, era lento e così via. Quindi divertente tra virgolette come consulente per come è successo quell'episodio, però utile per anche come strumento, no? Che vi potete portare a casa. Questa è una cosa che potete fare, no? Che può fare chiunque, anzi che vi invito a fare,
sui vostri prodotti, sia se esistono già, sia se li state lanciando in questo momento, fate sempre dei test di questo tipo, anche per capire poi la percezione che gli altri hanno, no? Quanto si capisce del vostro di quello che state proponendo all'esterno. Quindi spero che sia, come dire, che risponda in pieno alla tua domanda, divertente ma anche magari utile, qualche spunto interessante al suo interno. Vai! Ti rispondo in due pezzettini, ok? Facciamo così, sono due parti la risposta. La risposta secca è sì, quindi questa cosa può essere applicata anche per prodotti che non sono prodotti digitali. L'esempio che ti ho fatto prima era il libro, quindi è un prodotto fisico, ok? Non è un prodotto digitale. Quindi ho utilizzato tecniche di questo tipo per la promozione, non solo per la promozione, perché la promozione è quello che arriva dopo, ma anche per la validazione e realizzazione di quel prodotto. Quando parliamo di un approccio di questo tipo che si cala in tutta la vita di un prodotto o di un servizio, quindi non solo nella fase finale, no? In quella che prima ho definito poi l'acquisizione utenti e così via, partiamo fin dall'inizio, quindi la validazione, la realizzazione, poi la promozione e così via. Quindi un approccio di questo tipo, una metodologia di questo tipo ti aiuta a 360 gradi in tutti i passaggi che puoi fare, ok? Quindi anche nella fase di validazione iniziale. E c'è un aspetto importante che a volte sfugge quando si parla di dati, che molto spesso ci si concentra solo sulle analisi quantitative, ok? Quindi sul dato, quello grezzo, quello secco, come facevi tu l'esempio, no? Il dato digitale, tra virgolette. Quindi apro gli analytics, guardo i numeri, c'è scritto 300 visitatori, 300 è lì, è oggettivo, è un dato, e lo do per scontato, non è interpretabile. Però il dato non è solo questo, c'è un aspetto di dato qualitativo che molto spesso viene sottovalutato dalle aziende, a volte quasi completamente ignorato, che invece ha un ruolo fondamentale all'interno del growth hacking e in generale, ti direi, all'interno di un processo di sviluppo di prodotto, che è un po' quello che dicevo prima del feedback costante col mercato e con i propri clienti. E il dato qualitativo, quello tu puoi averlo fin dall'inizio, cioè fin da subito, anche quando il prodotto non esiste ancora o anche quando il prodotto è in fase prototipale, no? sta nascendo in quella fase. Quindi in quel momento, quando non hai nessun tipo di dato digitale, anzi probabilmente non ce l'avrai mai un tipo di dato digitale se fai le caldaie, no? Come dicevi tu, un prodotto di questo tipo, quindi sei magari una PMI o un'azienda tradizionale, passami il termine, in quel caso è il dato qualitativo che per te diventa fondamentale. È il processo di iterazione costante, quindi di testo, raccolgo feedback e intervengo sul prodotto. Questa è una cosa che puoi fare proprio sfruttando quel tipo di dato. Cosa significa? Significa continuo dialogo con il mercato, continuo dialogo con quelli che sono i propri utenti ideali, no? I propri potenziali clienti, e utilizzare questo dato all'interno del processo. E per portarti qualche caso concreto, prima citavo uno così al volo che è abbastanza fatto scalpore l'estate scorsa. Un caso che ha fatto notizia è stato proprio quello di Coca-Cola. Coca-Cola in estate 2017 ha licenziato il marketing manager, e quindi il CMO per come siamo abituati a chiamarlo, e l'ha sostituito con un growth hacker, con un CGO. E Coca-Cola non è per nulla digitale, cioè non ha un prodotto digitale, no? Non è una startup, voglio dire, quindi parliamo di un colosso quotato in borsa, internazionale, con un prodotto fisico e così via. E come lei ce ne sono tantissimi, direi, non so, Heineken, ING, quindi ci sono anche aziende che non lavorano per nulla nel mondo del digitale, che però utilizzano ormai questa metodologia in maniera costante al loro interno. Sono stato troppo lungo, vai. No. C'è una domanda da parte di Enrico Fiore. Grazie. Mi collego a quello che hai detto, scusa un attimo. Enrico, cosa fai? Faccio cose e conosco, mi occupo di startup dal 1998, lavoro in Israele dal 92, quindi sono vintage, dicono vecchio. Okay. Mi piace vintage. Dimmi. Su questa battuta ultima di Coca-Cola, anche eccetera, cito Montanelli che diceva, sai, noi qui giornali dobbiamo uscire tutti i giorni, ogni giorno abbiamo bisogno di notizie nuove, quindi certe volte inventarsi delle posizioni nuove o
chief visionary manager, eccetera, certo, serve perché ho gli investitori dietro, o chi mi mette soldi, quindi devo rivitalizzare. E ultimamente sto seguendo due corsi americani su growth hacking, proprio sono curioso, quindi ho cominciato 3 mesi fa per capirne anche un po' di più. E secondo te questo tipo di approccio, che è marketing e tecniche, chiamo, abbinate assieme, cosa si differenzia rispetto a, un business model, così, usando un termine che forse tutti conoscono, quindi che non è, che anche lì ho bisogno di tecniche logicamente, sì, certo, e anche lì ho bisogno di split test piuttosto che di verifiche di mercato, di canali, piuttosto che di... Certo. E, come dico spesso in questi casi, la domanda c'è sta tutta ed è una gran bella domanda. Come dico spesso in questi casi, il growth hacking alla fine non si è inventato niente di nuovo, non è nient'altro che una serie di metodi, tecniche, modelli, approcci che già esistevano in contesti diversi, e uno di questi è proprio quello che dicevi tu, no? Del business model ad esempio, o non so, tutto il filone del lean e così via, quindi cose che esistono sul mercato da una vita, no? Da 10, da 15 anni e così via. È solo che qualcuno a un certo punto ha detto: prendiamo tutte queste cose e mettiamole insieme e diamogli un processo ben definito. Quindi all'interno del processo di growth hacking tu troverai anche tantissimo che arriva dal mondo dell'in startup, tantissimo che arriva dal mondo del business model canvas e così via. Quindi assolutamente quelli sono tutti elementi, in questo caso un modello, un framework, come vogliamo chiamarlo, che viene utilizzato all'interno del processo. Semplicemente qualcuno gli ha dato un nome nuovo, come hai detto tu, perché a volte funziona meglio, no? per attirare l'attenzione, gli ha dato un nome nuovo e gli ha dato un processo ben preciso. Qui ha detto: in base alla fase di vita in cui ti trovi con la tua startup, puoi utilizzare questo piuttosto che quest'altro, piuttosto che quest'altro, piuttosto che quest'altro, basato sul concetto unico di test continuo e iterazione continua. Solo che magari nella fase iniziale, dove hai bisogno ancora dello sviluppo del modello di business, allora utilizzi quello, però se magari sei sul mercato da 10 anni, quella cosa non ti serve più, l'hai superata e ti serve un altro tipo di test, perché devi fare un'operazione di tipo diverso. Quindi quello lì, ti direi, è uno dei tanti elementi, uno dei tanti strumenti, passami il termine, che viene utilizzato all'interno di questo grosso calderone che si chiama growth hacking. Tutto qua. Quindi differenze non ce ne sono, perché quella è una cosa che viene utilizzata al suo interno. È un'enorme cesta con dentro tanti modelli preesistenti che già c'erano sul mercato. Grazie. Ci sono domande? Una, prego. Vai. Veloce, collegata a questa. Sì, hai parlato di nome, Nicola Barozzi, faccio business development per una società che sviluppa software. Usiamo l'agile, lean agile, quindi grow hacking è strettamente collegato all'agile, quindi sì. Le logiche sono quelle dell'agile. Le aziende che riescono a lavorare meglio col growth hacking sono aziende che all'interno già hanno un processo impostato su agile, diciamo, su queste metodologie, Scrum, tutto il filone così via. Perché sono aziende che sono già molto abituate a lavorare col concetto di iterazione continua, cicli brevi e così via. Quindi il team marketing che da noi usa Scrum, quindi fa gli stand up eccetera, dovrebbe usare growth hacking perché è adatto per il marketing. Esatto. Quindi prendi quel concetto e lo allarghi, lo estendi, passami il termine, lo stretchi su questa cosa e lo chiami growth hacking. Sono, alla fine, fanno tutti quanti riferimento ad una, se vogliamo, letteratura comune che viene proprio dal lean manufacturing e così via, che ha radici molto molto lontane, che è basato sul concetto semplice di loop continuo, quindi si cicla, poi chi lo fa nel business, chi lo fa nel prodotto, chi lo fa nel marketing, e sta cosa uno la chiama lean startup, uno la chiama growth hacking, uno la chiama agile e così via. Altre domande? C'era qualche mano in fondo? Certo. Vai, c'era lì. Io non arrivo. E vabbè, Gregorio quello di prima. Gregorio è quello di prima, esattamente. Cioè, sul tuo libro sono molto interessante, perché è un po' un antipasto di tutto quello che una persona dovrebbe cominciare anche a studiare. Parli anche molto delle competenze trasversali che possono riguardare sia la parte del marketing, del data analytics, e anche di sviluppare delle competenze anche di programmazione, quando riparti anche su come analizzare certi dati. Secondo te, e lo so che è una domanda che può essere un po' vaga, ma su cosa si dovrebbe concentrare perciò una persona che magari ha già sviluppato più delle competenze di marketing? Cioè, ti faccio un esempio: io ho visto per esempio che c'è anche il corso, quello con la Cerba, appunto, quello con te da Luca Barbon. E però appunto mi domandavo su quali competenze secondo te tu suggeriresti di concentrarsi,
per differenziarsi anche un po' da quello che c'è già, perché ho trovato anche tante comunanze, per esempio, interessanti con il design thinking, con le immagini, altre cose di cui si parlava. Però sono anche interessato appunto del libro, rispetto anche a tanti altri testi che sono molto discorsivi, e che è vero, che è da studiare. Perciò mi domandavo, se io volessi diventare da grande o da più grande un growth hacker, su cosa mi suggeriresti di concentrarmi, quali competenze un po'? Chiaro. Raffaele, i 200.000 euro fanno gola a tutti. Sì, infatti, quando dico quella cosa degli unicorni, guarda, ti direi molto dipende dal tuo background, quindi facciamo un passo indietro e ti chiedo qual è il tuo background in questo caso. Il mio background è molto trasversale, più che altro collegato con la comunicazione. Ok, quindi più lato, diciamo, di queste tante aree, più lato marketing, esatto. Se vogliamo. Ok, quindi è legato al tuo background. Quindi io ti direi, la prima cosa da fare è, in quel esempio, no, di tutte le competenze trasversali che dicevi tu prima, vedere quali sono i punti dove tu hai delle mancanze, quindi dove ci sono i gap di competenze, di skill che in quel momento ti mancano. Io ti dicevo, vengo dall'informatica, vengo dalla programmazione, quindi sull'aspetto tecnico magari ero già forte. La prima cosa che mi sono messo a studiare è stato il marketing, perché ho detto, come faccio a fare l'imprenditore se non so come cavolo si comunica all'esterno il mio prodotto. Magari chi ha questa cosa fa il ragionamento esterno, dice ok, io sono bravissimo, so fare tutto questo, però poi appena metto mano vedo che c'è bisogno di avere competenze tecniche, perché devi, non lo so, scrivere due righe di codice, configurare un tool, smanettare con gli analytics e così via, e si va a colmare le competenze tecniche. Però il growth hacking è un mondo, cioè all'interno c'è roba che appartiene al mondo del business, come dicevamo prima, c'è roba che viene dal mondo della psicologia, del mondo del prodotto, dal mondo tecnico e così via. Quindi uno va a vedere quelli che sono i buchi, se vogliamo, di competenze e interviene lì. Io la ribalterei la cosa e ti direi, quali sono le competenze che in questo momento non puoi ottenere dall'esterno in outsourcing, ok? Perché molto spesso è più facile ottenerle dall'esterno che metterti tu lì a studiare, cioè tu domani non puoi metterti a studiare programmazione perché non devi diventare un programmatore. Che senso ha impegnare il prossimo anno a studiare, che ne so, il JavaScript, quando puoi pagare qualcuno che fa JavaScript che ti serve magari per 3 mesi e dici, oh, me la copri tu sta cosa? Io preferisco, non lo so, mettermi a studiare bene, non lo so, il customer development, voglio diventare un esperto nel modello di customer development. Quindi investi sulle cose che ti restano, e se hai cose che sono facilmente ottenibili in outsourcing, ti direi, paga qualcuno, mettiti qualcuno nel team, un consulente, non lo so, un dipendente e così via. Bilancia questi due aspetti. Perciò un growth hacker è anche un connettore di competenze. Assolutamente. Nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle aziende un pochino più strutturate, è quasi sempre così. Cioè ha quasi sempre sotto un team di competenze magari verticali, no? Che lui gestisce, e però non è un manager, attenzione, quindi non gestisce le persone, gestisce il processo. Quindi si mette sopra e dice, ok, oggi testiamo questo, come il programmatore fa questo, il marketer fa questo e così via. Non sempre ha tutte queste competenze. Livio ha una domanda collegata, Raffaele. Vai, Livio. Presentati, forte, voce a sentoria, che così... Lavoro in un'agenzia di marketing e voglio fare una domanda che è collegata a quella di prima. C'è un ente che certifica la figura delle... Ti sento proprio bassissimo, un ente? C'è un ente nazionale, non so... Un albo, cioè qualche forma di riconoscimento? No, assolutamente no. Come si fa a sapere quando una persona è un growth hacker? Come fai a sapere se una persona è un bravo marketer? Come fai a sapere se una persona è un bravo, non so, product manager? Come fai a sapere se una persona è un bravo front-end developer? Quando ha tanti clienti soddisfatti? Io ti direi il curriculum, il track record. Vai a vedere questa persona che ha fatto, vai a parlare con i suoi precedenti datori di lavoro, vai a vedere che numeri ha ottenuto con i suoi precedenti progetti, come si è sempre fatto alla fine, no? Quindi ci sono strumenti che oggi ci aiutano, non so, LinkedIn, penso, tutto quel che oggi possiamo ottenere come informazioni in maniera molto molto semplice. Ma qui la domanda non è tanto come fare per il growth hacker, no, la domanda si estenderebbe a qualsiasi altro lavoro, soprattutto se sono lavori digitali, che l'altro ieri non esistevano, no? Come fai a sapere se un digital life coach è un bravo digital life coach? Manco c'era un anno fa sta figura. Però la domanda è molto coerente, perché alla fine sono sempre più growth hacker, persone che hanno messo la... Certo, che scrivono su LinkedIn growth hacker, questo fa parte del gioco, no? Dell'hype di cui diciamo prima, mo sta roba va di moda, è gente che l'altro ieri faceva marketing, oggi fa growth hacking e dopo domani farà altro, cosa i risultati che portano. Anche Andrea, quando ha dovuto scegliere la persona da portare a parlare di growth hacking, mica ha scelto uno a caso, ha scelto
di Raffaele Gaito, che ha iniziato a parlare di growth hacking, ha scritto un libro, quindi probabilmente... Cioè, i metodi ce l'abbiamo, no? Per valutare poi una persona se è brava. E sono gli stessi di sempre, alla fine. Cioè, che hai fatto fino ad oggi? Permettetemi di aggiungere due cose. Il growth hacking è un tema che interessa molto a Startup Grind. Avevamo avuto anche Alessia Camera e ci piace l'idea di aver sentito due voci da due selezionatissimi e bravissimi speaker. Però una nota sulle certificazioni di competenze, mondi nuovi o nuovissimi che si collegano, ma anche forti tradizioni e metodo scientifico applicato, che è quello della certificazione. E quindi ci sono dei soggetti che si spendono per aggiornare nuove figure professionali e hanno un modello di certificazione che si basa sul contributo di docenti universitari, manager di aziende multinazionali, piuttosto che consulenti del livello di Raffaele, eccetera, che assieme stabiliscono quali sono i criteri migliori. Esula un po' dal nostro mondo, però... Ho capito forse metà delle cose che hai detto, però mi fido, ok. Fidati, poi ti do un paio di riferimenti, okay, e ci facciamo delle riflessioni. Però, ripeto, per me, chiudo Andrea, scusami questa nota, se posso permettermi di esprimere, il miglior indicatore è la soddisfazione dei clienti, e su questo mi pare che siamo abbondantemente allineati. Assolutamente. Abbiamo spazio per un'ultima domanda da parte del pubblico, se mai voleste chiedere come guadagnare $200,000. Fate gli artisti. La faccio io intanto che loro pensano. Mi è piaciuto molto l'ultimo tema su cui avete ragionato, che è quello del lavoro in team. E il growth hacker, proprio per questo tipo di complementarietà, deve sviluppare anche quel tipo di intelligenza emotiva o comunque di competenza di saper lavorare in gruppo. Tu hai precisato molto bene che nella sostanza il growth hacker ha come posizionamento ideale quello di project manager, quindi guidare un pochino queste risorse. Se vuoi raccontarci... Quindi più che altro dici l'importanza delle soft skill, proprio quello sì, cioè quello è fondamentale. Non scontato quando parliamo di materie così specialistiche. Hai ragione. No, assolutamente sì. Soprattutto non tanto il growth hacker che lavora da solo, come magari, non so, consulente che dice io vengo, faccio quello come lavoro, ma nel caso in cui, diciamo prima, dove sotto di me ho un team, lavoro con 3-4 persone che sono il mio team di crescita, quindi il mio team di growth hacking. Vabbè, in quel caso, come tutte le persone che si trovano a gestire altre persone, al di là delle competenze tecniche, di marketing e così via, se non sei bravo a lavorare in team, se non hai un minimo di doti di leadership, capacità di parlare in pubblico, time management e così via, non vai da nessuna parte. Quindi, se tornando alla domanda di prima, diciamo, quelle sono delle belle skill sulle quali investire, quindi le soft skill, soprattutto oggi, nel mondo del lavoro di oggi, sono sicuramente una priorità, quindi su questo 100% proprio. E siete scaldati? Possiamo pensare al prosecco o allora, c'è qualcuno? Se la metti così andiamo. Chiudiamo ricordando che tra poco c'è la Global Conference di Startup Grind, che credo che sarà anche disponibile in live streaming se non volete venire a San Francisco. Se volete venire a San Francisco, Andrea sta organizzando un bellissimo tour. Quando sarà? 12, 13, 14 di febbraio. San Valentino, vicino a San Francisco. Dove Startup Grind fa vedere quanto è forte con Google for Entrepreneurs e tutti quegli altri bellissimi partner a parlare. Ci sarà anche Reid Hoffman, quello di LinkedIn e tanti altri. Raffaele, ci racconti un'ultima sola cosa, aneddoto su quello che sarà il 28 di maggio, così chiudiamo? Alla fine ho detto già praticamente tutto prima, sarà per la prima volta una giornata verticale, quindi 100% solo su questo tema, non esiste ancora in Italia una cosa del genere, anzi i pochi che ho visto in Europa sono a Londra e ad Amsterdam, quindi un evento che dalla mattina alla sera sono solo talk, workshop, seminari e tantissime attività solo ed esclusivamente sul tema del growth hacking. Quindi l'idea è un po' questa, visto l'interesse, no, che c'è verso questa materia e la risposta che c'era dal pubblico in eventi piccoli come questo qui, abbiamo detto forse è il momento giusto per fare una cosa del genere anche in Italia. Fino a quando c'è quel prezzo? Fino alla fine del tour, che quindi è dopodomani. Dopodomani. Era un po' di tempo di fa. Sì, perché dicevo fino a metà mese, i primi di gennaio. Io direi che comunque abbiamo finito, quindi un applauso intanto.